Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Nicolas Foletti, che mi chiede di parlare del film del 2011 Vampire di Shunji Iwai. Film particolare, questo Vampire, un film a bassissimo costo, indipendente, ma interessantissimo. Un film che ha dalla sua chiaramente rimandi nella trama al mitico Martin Vampire del grandissimo George Romero, che viene citato nel film chiaramente. Ma il film ha una sua costruzione sotto questa idea di fotografia plumbea, con questo cielo azzurro, questo mondo che sembra essere chiuso attraverso uno sguardo, appunto quello del nostro protagonista, che è completamente al di fuori di ogni logica, diciamo così, normale di quello che si pensa, ma che in realtà poi trasfigura attraverso appunto questo personaggio e attraverso tutto quello che le succederà un certo tipo di sistema appunto nel sociale nel quale viviamo, dove noi mangiamo gli altri, dove la violenza viene definita tale solo nel momento in cui viene fatta appunto facendo soffrire, ecco, le persone e non facendole. Un discorso abbastanza ampio, ma bisognerebbe capire questo film che parla appunto di questo professore di biologia, Simon, interpretato benissimo da Kevin Zegers, che praticamente passa il tuo tempo, quasi tutto il suo tempo, a curare la madre ammalata, ovvero una grandissima Amanda Plummer. Il problema è che però Simon crede di essere un vampiro e quindi cerca sui siti online delle ragazze che vogliono, donne che vogliono suicidarsi, gli leva il sangue lentamente e se lo beve lui mentre queste muoiono. È subito meraviglioso come si apre il film con quella scena appunto di lui che succhia questa e che comunque incomincia a vomitare, avere gli spasmi di morte pura, quindi questo realismo che un'altra volta combatte contro questa messa in scena è quasi in un certo senso eterea. Per un film che colpisce proprio perché per il suo ritmo, un ritmo che va lentamente a salire, per un modo di fare, insomma, del regista di essere quadratissimo, non cercare quasi mai la tecnica fine a se stessa, con un bel uso del sonoro. È un film particolare, ripeto, uno di quei classici film che, insomma, non possono garbare e non devono garbare a tutti, che mettono inquietudine sulla natura umana, sulla condizione appunto del nostro che si crede un vampiro e che quando incontrerà anche un altro che invece si crederà lo stesso, ma che utilizzerà metodi molto più violenti in quella notte, strappando le gole così, rimarrà quasi inorridito. Ed è bellissimo questo contrasto con l'impossibilità di capire veramente che cosa sta succedendo nella mente del nostro, fino a un certo punto che non vi sto a dire. Un personaggio interessante da scoprire insieme a tutto il film. Molto interessante poi che il film sembra quasi ambientato in un'epoca quasi inesistente, come se il nostro avesse deciso di trasportare i nostri personaggi all'interno di un mondo incorporeo che non ha assolutamente visione di quello che noi ci aspettiamo che sia. Ed è questa una cosa interessantissima, appunto tenendo solo i personaggi e tenendo tutto ciò che c'è di contorno esclusivamente per schiacciarli sempre di più. Poi va detto che il nostro praticamente monta, fa le musiche, l'ha scritto, l'ha diretto, ha fatto anche la fotografia, quindi un lavoro completo del nostro regista che decide di lanciare il suo messaggio e lo fa, come ho detto, con un film molto bello, secondo me, sul punto di vista proprio narrativo. Ed è interessante questa idea appunto di questo professore che è convinto di fare del bene a sé e agli altri, con queste donne che sono convinte di andare verso una morte felice, appunto, attraverso il nostro vampiro, chiamiamolo così. Poi bella la scena in cui praticamente non impedisce alla studente di impiccarsi e anche dopo, insomma, è un film che va assolutamente visto. Chiaramente non è il classico horror come si intende, però è un horror dell'anima, un horror che fa paura proprio per questo cielo così acceso, per questi colori così blu, per questo mondo che sembra in realtà quasi definito, sembra quasi un film di fantascienza, quasi un film distopico in quel senso. E grazie, come ho detto, a tutti i mezzi cinematografici che ha praticamente usato e praticamente quasi tutti il nostro regista, che qui fa un lavoro secondo me ottimo. Io questo film me lo sono comprato anni fa ed ho il mio ottimo Blu-ray. Ed è un film, ripeto, secondo me interessante. Il link lo metto qua sotto. Donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale. Qui sotto c'è il link del super grazie per donare direttamente su YouTube. E poi, siccome seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio in giro per l'Italia. E poi, se volete il mio consiglio, amate il cinema romeriano, amate un cinema che, come al solito, come dice il nostro regista di questo film, con l'oro riesce a parlare dell'umanità, riesce a parlare delle sue distorsioni, distorsioni anche a livello mentale, a livello fisico e a livello appunto di società. E quindi è un film interessantissimo, ripeto, che secondo me merita assolutamente la visione. Ripeto, il link è qua sotto.